Club. Roberto Pusinelli di Under Training. Ciao Roby, benvenuto. Ciao, grazie mille Fabio, buonasera a tutti. Allora, a parte i discorsi diciamo tecnologici, noi questa sera invece portiamo su cose concrete. Abbiamo già fatto un'anticipazione nella precedente puntata insieme, dove abbiamo dato un po' un preludio a quello che saranno gli appuntamenti da qui insomma un po' in avanti, a questa nuova rubrica che prendiamo spunto da una tua idea, ossia la dieta nel carrello. Sì, andiamo a vedere proprio tutti quelli che sono i prodotti che introduciamo o prendiamo al supermercato tutti i giorni e ai quali magari non diamo la giusta attenzione, ma magari leggiamo solo l'etichetta. Capita anche a me delle volte di prendere qualcosa leggendo l'etichetta dicendo oh, ok, senza zuccheri, poi andiamo a leggere dentro cosa c'è, insomma, forse era meglio avere gli zuccheri. Esatto. Quindi stasera andiamo a parlare un po' di quelli che sono, diciamo che stanno andando abbastanza di moda, che sono i budini proteici. Penso che anche tu ne abbia sentito parlare, li abbiamo comunque provati, e andiamo a vedere un attimo quali possono essere i pro e i contro di questi budini proteici. Sì, sono una cosa che effettivamente sta, cioè vedo anche tra i miei colleghi che insomma, per la merendina si portano sti sbaslotti che sono ovviamente interessanti perché li vedi proprio, cioè come dire, gustosi, no? Dici, ah, una cosa sana che mi fa bene, non mi fa ingrassare, però è anche buona. Devo dire che la cosa positiva, appunto, il pro di questi budini proteici è che comunque per magari quando si è anche in un regime restrittivo, quindi bisogna mangiare un po' di meno, sono gustosi e quindi ci permettono di togliere quella voglia di dolce che magari ci capita, insomma, quando stiamo mangiando un po' meno. L'altra cosa è che comunque sia effettivamente sono molto simili a un budino, a un dolce classico, e quindi anche quella è una cosa che soddisfa il palato ma soddisfa anche la vista. Certo. E quindi anche quella è una cosa interessante, hanno un profumo, quindi il profumo di cioccolato, il profumo di vaniglia. Ecco, questi sono tutti dei pro e hanno un quantitativo proteico elevato, perché bene o male quasi tutti in 200 grammi di vasetto hanno all'incirca 20 grammi di proteine e hanno poche calorie, perché dipende un pochettino dai budini, perché logicamente non tutti sono uguali, ma siamo intorno alle 200 kcal per vasetto, quindi siamo tutto sommato in uno spuntino un po' più abbondante, diciamo, del normale quando si è di dieta, però va abbastanza bene. Hanno pochissimi zuccheri, quindi uh-huh. Anche questo è una cosa positiva, però c'è il lato negativo. Eccolo qua. Per essere dolci abbiamo bisogno di introdurre qualcosa di chimico e quindi comunque andiamo a introdurre dei dolcificanti. Che attenzione, non è tutti i dolcificanti in assoluto fanno male, il problema è sempre quando ne andiamo ad abusare, quindi quando mangiamo il budino, beviamo una bevanda con ancora edulcoranti, perché non contiene zuccheri, ma anche lì ci sono edulcoranti, magari mangiamo il chewing gum, cioè tutto quello che introduciamo di extra. Dobbiamo stare attenti magari alla scelta del dolcificante che c'è all'interno del budino, perché ad esempio il sucraloseo è uno dei dolcificanti che tutto sommato ha un rischio limitato e in alcuni budini è contenuto e questi budini magari non contengono altri edulcoranti, come ad esempio l'acesulfame K, che si è visto essere un dolcificante molto a rischio e addirittura si è visto che potrebbe provocare disturbi a livello del metabolismo, soprattutto per quanto riguarda l'intolleranza al glucosio. Quindi ci sono degli studi in atto anche questi dolcificanti che, oddio, ci fanno pensare che meno ne introduciamo durante la giornata e forse meglio è. Quindi a questo punto forse è meglio trovare dello zucchero in una quantità moderata che non magari o altri tipi di zuccheri, diciamo, veri, che so, fruttosio piuttosto che, non so, altre cose che sono, diciamo, non artefatte? Ma guarda, anche lì dipende sempre la quantità. Come hai detto, se è un quantitativo non esagerato può andare assolutamente bene. La cosa importante, se no, da sapere, ad esempio, è che, come abbiamo detto, il sucralosio va bene, l'acesulfame K non è un grande dolcificante, quindi meglio evitarlo, come la saccarina, l'aspartame, che sono anche quelli abbastanza a rischio, quindi tutti questi dolcificanti cerchiamo di evitarli.
Poi ci sono appunto, come abbiamo detto, per il sucralosio dei dolcificanti che tutto sommato vanno anche abbastanza bene. C'è anche l'eritritolo, che è un altro dolcificante che viene utilizzato ogni tanto, che va abbastanza bene, e in alcuni casi troviamo la stevia, che anche quello può essere un dolcificante che può essere. Ricordo, come ho detto prima, un budino non mi crea problemi. Il problema è che se ne mangio 4 al giorno o se introduco altri alimenti che contengono questi dolcificanti, allora il rischio può aumentare. Eh sì, certo, 4 al giorno vuol dire quasi 1000 calorie. Esatto. E senti, invece, giusto per dare un po' di numeri, anche per quanto riguarda proprio la presenza di zuccheri, se ci fossero degli zuccheri invece che i dolcificanti, che percentuale massima ci può stare lo zucchero in un prodotto del genere? Allora, diciamo che se prendiamo un prodotto, nei prodotti che troviamo in commercio non troviamo proprio zuccheri, perché sono per scelta sono diventati dei prodotti dietetici. Okay. E quindi dentro questi non troviamo assolutamente degli zuccheri. Che cosa succede? Noi potremmo pensare a un'alternativa rispetto al budino proteico, dove possiamo inserire noi degli zuccheri. E che potrebbe essere ad esempio uno yogurt greco. Anche lo yogurt greco è un sanissimo spuntino che ha meno calorie del budino proteico, ha le stesse proteine ma non contiene assolutamente dolcificanti o altre sostanze che comunque possono essere delle sostanze nocive per il nostro organismo. Quindi potremmo prendere tranquillamente uno yogurt greco e metterci un cucchiaio di marmellata, che può essere comunque il quantitativo di zuccheri che non è un quantitativo di zuccheri che non è esagerato, che mi rende gustoso il budino e mi permette di fare una merenda sana. Ecco, vedi, come è sempre bene importante sapere le cose, sennò senza farsi travisare dalle correnti di pensiero. Bella questa finestra sulla dieta nel carrello, Roby, è una cosa che sicuramente piace e dà degli spunti molto interessanti, quindi penso che continueremo un po' su questo tema. Sì, continueremo un po' su questo tema. Intanto, se volete andare ad approfondire un po' il discorso budini proteici, ho fatto proprio dei video approfonditi sul canale YouTube di Under Training, che trovate appunto, si chiama Under Training TV, e lì viene spiegato senza dei vari edulcoranti le problematiche. Addirittura ci sono tutte le marche dei budini proteici, diciamo, più famosi che possiamo trovare in commercio. Perfetto, ottimo. Ok, dai, ci diamo appuntamento allora alla prossima puntata, che ti dico già, non è settimana prossima perché è festa, e quindi anche noi facciamo festa, e la settimana dopo. Va benissimo, allora la prossima settimana no, ci vediamo fra 2 settimane. Buona serata a tutti. Come e sempre, sempre in forma. Ciao Roby, buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Grazie mille a Roberto Pusinelli di Under Training. Come ha detto lui, c'è un canale YouTube di Under Training dove potete vedere dei video dedicati. In questo caso si parlava appunto di budini proteici, dove viene spiegato in modo attento e preciso tutta questa argomentazione. Undertraining.tv. Spin Club. Le idee girano in radio. Su Radio Cantù.